Il 10 settembre 2024 si è tenuta la prima edizione del corso di aggiornamento sul rischio sismico vulcanico idrogeologico come attività del Dipartimento di Prevenzione nelle Emergenze, organizzato dall'ASL Napoli 2 Nord presso il centro di formazione dell'ASL a Pozzuoli. Al corso hanno partecipato diversi componenti del Cervene, che puntualmente sostiene e supporta i professionisti delle ASL campane nell'aggiornamento sulle tematiche delle emergenze non epidemiche. Il corso si è tenuto in un momento particolare per l'area dei Campi Flegrei, che negli ultimi mesi sta registrando una serie di eventi sismici che preoccupano non poco la popolazione e le istituzioni. Il prossimo ottobre, tra l'altro, si svolgerà proprio un'esercitazione nazionale sul bradisismo dei Campi Flegrei e saranno chiamati all'appello anche i servizi veterinari dell'ASL Napoli 2 Nord. I relatori del corso sono stati Marco Leonardi, funzionario tecnico settore emergenza sanitaria del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Cristina Siragusa, dirigente veterinario dell'ASL Napoli 2 Nord e referente Cervene, Alfonso Appierto, dirigente veterinario ASL Napoli 2 Nord, Maddaluno Maria Giuseppa, dirigente veterinario referente benessere animale dell'ASL Napoli 2 Nord, Alessandra Tesone, borsista del Cervene per l'Università della Federico II di Napoli e Raffaele Bove, direttore tecnico del Cervene. Il corso è stato coordinato dal responsabile scientifico Biagio Russo. Nel corso della giornata è stato presentato anche il quaderno sulla sanità pubblica dedicato a Enzo Zinno dal titolo Esperienze di impiego delle cucine da campo nelle emergenze. Presente per l'occasione la moglie di Enzo Zinno, dirigente veterinario presso l'ASL Napoli 2 Nord, scomparso prematuramente, del quale è stato ricordato lo spirito di adattamento e l'intraprendenza per migliorare l'approccio alla gestione degli eventi calamitosi. Oggi abbiamo parlato anche di business continuity, del resto l'abbiamo fatto con un intervento che è stato di recente, insomma è avvenuto di recente, dal 20 maggio in poi, perché qui ricordiamo siamo in un territorio soggetto a bradisismo e quindi insomma si vive continuamente a contatto con l'emergenza. Sì, infatti a seguito dell'evento sismico del 20 di maggio siamo stati coinvolti dal direttore del mercato ittico per una valutazione di quanto accaduto e a seguito della quale si è resa necessaria disporre per motivi igienico-sanitari la sospensione dell'attività, poi confermata anche dall'ordinanza del sindaco, che chiaramente ha fatto poi con l'intervento dell'ufficio tecnico del comune le valutazioni rispetto alla staticità dell'edificio. Sì. Per motivi di ordine pubblico e per garantire la continuità operativa degli operatori del mercato ittico ci siamo attivati per consentire ai concessionari di poter continuare ad esercitare l'attività e quindi abbiamo pensato di individuare un'area, dicevo, dove allocare gli automezzi dal quale poi consentire la vendita diretta del prodotto conservato sotto ghiaccio. Quindi la continuità operativa in questa occasione si è resa possibile perché il prodotto è un prodotto che non subisce manipolazione, che viene la cui garanzia sanitaria è assicurata dalla conservazione sotto ghiaccio e chiaramente dalla esibizione della documentazione di scorta per assicurarne la rintracciabilità e quindi la sicurezza alimentare. In questo modo è stato possibile evitare che si verificassero fenomeni di abusivismo all'esterno, di vendita abusiva all'esterno dell'area mercatale e quindi problemi di ordine pubblico. Gli operatori hanno potuto vendere le loro merci e in questo modo è stato successivamente garantita l'operatività fino alla riapertura del mercato che è avvenuta con la revoca dell'ordinanza sindacale. Cristina Siragusa, un corso di aggiornamento qui a Pozzuoli. Anche in vista di un'esercitazione nazionale che si terrà a ottobre. Rispetto a Ex Flegrei del 2019, cosa è cambiato in termini di servizio veterinario e Dipartimento di Prevenzione? Da allora abbiamo fatto dei passi avanti, nel senso che allora avevamo appena creato il manuale delle emergenze aziendali, adesso l'abbiamo dotato di un piano specifico per il rischio vulcanico, con delle procedure definite sia per quanto riguarda le attività veterinarie sia per quanto riguarda tutta la catena di comando
che parte dal Dipartimento, dall'unità di crisi fino alle ultime unità operative del Dipartimento di Prevenzione. E poi c'è maggiore consapevolezza della presenza presenza di un piano nazionale, della presenza del rischio anche da parte degli OSA, perché negli anni abbiamo fatto più raccolta di informazioni e coinvolgimento degli stessi, e quindi sono più consapevole del fatto di essere in una zona a rischio vulcanico e che c'è un piano nazionale, ci sono delle autorità preposte che potrebbero essere interessati dall'attività di allontanamento degli animali e di protezione degli stessi. Come vi state organizzando per ottobre invece? E per ottobre vogliamo di nuovo riattivare la task force per metterci in comunicazione con i comuni della zona rossa, per rinfrescare, diciamo, la conoscenza reciproca, trasmettere nuovamente il manuale con tutti gli aggiornamenti e con la parte specifica relativa al rischio vulcanico ai comuni, ai COC, ma anche alle prefetture che sono interessate in quanto CCS.